sfida già Boris Becker in questo break, 2-0 per questo tedesco che non finisce mai di stupirci. Era anche normale che tra i due più emozionato non fosse il giovane così spregiudicato, così coraggioso, ma il 27enne alla sua seconda finale di una prova di grande slam. Si riprende Carreño con una bella risposta, sentite il pubblico che incoraggia il giocatore sudafricano. Preferisce non giocare lo smash Becker, evidentemente si è accorto che il suo avversario non è nella pelle dall'emozione, ha giocato un dritto molto lizzato che gli ha procurato il punto dopo l'errore di Carran. 15 pari. Risposta per giocare la demi-volée di dritto Becker, 15-30. Becker 40-30, lo smash giocato in extremis sorprende Carreño al centro del campo, non pronto, vedete che si lamenta Carreño, non pronto ad effettuare la volée di rovescio, serve per il 3-0 Becker in corridoio, di pochissimo esce la volée di dritto del tedesco, parità. Puntuale nel servizio Becker, può servire a sinistra per la seconda volta la palla del 3-0. Nettamente fuori misura i colpi di Carreño e per il tedesco è il 3-0. Becker è imbattuto in terra d'Inghilterra, infatti invece ponendo la BBC. Pone più attenzione nella seconda palla Carreño,
che ha nel servizio la sua arma migliore, un servizio molto potente, molto veloce nell'effettuazione, molto coperto, non si può intravedere con molto anticipo quale direzione prenderà la palla di battuta di Kevin Curran. Ed è la prima volée vincente sottolineata dai 15.000 spettatori presenti sul centrale. Ecco il box con i due tecnici di Curran, scusate, di Boris Becker, Tiriac e Bosch, con l'allenatore di Curran, Jax, più preoccupato che mai. ...40-0... si lamenta un po' Becker per una palla che forse era uscita in precedenza. Grandissima risposta di Becker, impatto violentissimo di rovescio che vediamo, avete visto com'è partita la palla, seguito il rovescio con il corpo abbastanza rigido ma con il braccio che è andato via molto bene. 40-15, ancora una risposta vincente, questa volta di dritto. 40-30. Su questa superficie la risposta naturalmente ha un grandissimo valore, ma non si fa sorprendere Curran nel suo secondo turno di battuta e per lui è il primo gioco del primo set di questa finale maschile. 3-1 il punteggio anche per Curran. Immagini rallentate ed ecco la situazione sul tabellone. Da notare che in due turni di battuta Kevin Curran non è ancora riuscito a mettere a segno un ace. Sta facendo con molta più efficacia Boris Becker, che sembra non risentire dell'emozione di giocare sulla prima finale non solo di Wimbledon ma di un grande torneo del Grande Slam. Violentissimo al centrale anche il servizio da sinistra, 30-0. Molto pronto, aveva quasi invitato l'avversario Becker a giocare in lungo linea, non ha rischiato, come rivedremo sicuramente questo colpo, non ha rischiato Becker il colpo precedente, poi si è impadronito della rete e ha giocato una stop volley di dritto, imprendibile per Curran. Ha dato come ultima parola l'elemento visivo. Stava molto bene Curran dalla volée di dritto, profonda ma centrale, si sposta sul dritto e infine in lungo linea Becker, 40-15 nel quinto gioco del primo set, 3-1 Becker, break al secondo gioco.
primo ace. È incredibile notare come in questa finale, almeno in questo avvio, ci sia un ragazzo di 15 anni che risente assolutamente dell'emozione.